Ciao ragazzi, oggi facciamo l'unboxing del mio nuovo drone, ovvero il DJI Mavic Air. Questo qua mi è stato mandato, questo nuovo drone ovviamente da DJI, che mi ha contattato qualche settimana fa, credo prima di partire per il Sudafrica, dicendomi: hey, abbiamo lanciato il nostro nuovo drone, ti va di provarlo? E io: ragazzi, assolutamente sì. Quindi un saluto a quelli che continuano a dire: parli male dei prodotti DJI, non ti contatteranno più, non ti daranno più niente. Invece mi hanno mandato questo drone che spero tanto sia valido, spero veramente tanto che sia valido, perché lo voglio portare con me questo sabato quando andrò in Thailandia. Non so quando pubblicherò questo video, ma probabilmente lo metterò abbastanza al volo, anche perché sono video che si montano in un attimo. Adesso facciamo l'unboxing, poi metto tutto a caricare, poi in un secondo momento, in un secondo video, andiamo a fare il primo volo. C'è una bella giornata, per quanto possano essere belle le giornate in pianura padana, oggi più o meno c'è il sole, quindi dopo magari mi metto la GoPro in testa e usciamo e facciamo il primo volo. Io ho veramente bisogno di questo drone, perché si tratta di una versione più compatta del Mavic, un po' come se il Mavic Pro e lo Spark avessero fatto un figlio. Devo capire bene quanto riguarda, per quanto riguarda la stabilizzazione, però già il fatto che sia un Mavic con le zampette retrattili più piccolo mi ispira molto, quindi sono davvero tanto fiducioso. L'hanno fatto arrivare apposta per me dalla Cina, infatti non hanno potuto spedirmelo per il Sudafrica, l'avrei voluto portare in Sudafrica, però spero tanto di riuscire a sfruttarlo questa settimana quando andrò in Thailandia a Chiang Mai. Comunque sto registrando con la Canon G7X Mark II. Allora, aspetta, mettimi a fuoco. Ok, allora togliamo il sigillo qua, parte si apre. Allora, questa qua è la Flymore Combo, quindi contiene un po' di cose. Qua dentro, in questo piccolo astuccio, presumo ci sia il drone. Poi abbiamo questa scatoletta che invece, che è attaccata, ok, che dovrebbe contenere la documentazione e anche i paraeliche. Quindi questi qua sono molto leggeri, sono quelli, le protezioni per le eliche. Poi abbiamo tutti i manuali, che io di solito non vado mai a guardare, però ci sono delle funzionalità in più in questo drone che voglio un po' studiarmi. Ne ho vista una molto interessante che fa tipo l'effetto pianeta, cioè che il drone vola indietro e fa tipo l'effetto pianeta. Non so bene come sia possibile, forse è una cosa simulata, vabbè, non riesco più a rinfilarlo dentro. E poi abbiamo questa borsetta, che credo sia la valigetta per il trasporto del drone. È molto pesante, quindi immagino ci siano dentro i caricatori e le batterie. Dentro, ma la borsetta è veramente bella, è molto più bella di quella dello Spark, più che altro perché questa qua è in tessuto, mentre quella dello Spark è tipo plasticaccia. Però è bella, cioè lo Spark è un bel drone come giocattolino. Questo Mavic mi sembra uno Spark che fa 4K e quindi un pochino più professionale. La professionalità non si misura con il 4K, però il 4K quando tu fai riprese aeree è molto comodo, soprattutto quando vuoi croppare, fare degli zoom in, zoom out, quindi è una cosa che serve. Soprattutto la telecamera deve essere buona anche a livello di fotografia, perché io i droni li uso anche per Instagram. Allora, dentro questa scatoletta abbiamo le eliche, i cavi. Questo qua è il cavo USB-C, penso per la ricarica del radiocomando. Ottima cosa il fatto che siano passati allo standard USB-C. E poi abbiamo questo accessorio che credo serva per trasformare le batterie in power bank. Infatti da una parte c'è l'ingresso con la presa della batteria del drone, e poi c'è l'uscita, che è un ingresso del USB per esempio il telefono. È una cosa comoda, perché metti il caso che perdi il tuo power bank, con questo accessorio puoi usare il drone per puoi anche usare le batterie del drone per ricaricare il telecomando, per dire. Comunque queste qua sono le eliche di scorta, molto carine. Poi rimetto tutto in ordine. E poi abbiamo dentro qua, c'è uno scomparto di tessutino molto molto bello, e abbiamo il, credo, caricatore. Sì, probabilmente il caricatore ha una forma abbastanza strana che devo ancora capire. Mettiamolo qua. E poi c'è questo, cioè questo qua è l'alimentatore, ok, che si attacca alla batteria. Ma questo qua probabilmente è un qualcosa che serve per caricare più batterie contemporaneamente. Sì, ok, carica 4 batterie. Bella sta forma, molto bella. Penso che sia più comodo trasportare questo cosino qua. Oddio, però anche l'altro coso quadrato del Mavic era comodo, però ci sta. Comunque questo qua è l'alimentatore. E poi abbiamo la presa elettrica italiana e le due batterie che sono dentro qua. Le batterie sono un po' brutte, cioè mi piacciono di più le batterie del Mavic e dello Spark, sono più figose.
cose. Queste qua sono abbastanza, se le metto a fuoco, sono abbastanza scatoletta. Però vabbè, non è che devono essere belle, devono essere utili. Questa è scarica e questa qua è scarica, giustamente. Dopo le carichiamo. E poi abbiamo il radiocomando. Il radiocomando è... cos'è? Aspetta, non ho capito. Mancano i due joystickini, quindi adesso cercherò di capire. Unfold the antennas and mobile device clamps, then attach the control sticks. Quindi, allora, togliamo questo foglietto intanto. Unfold the antennas, che sono queste qua. Quindi le ho unfoldate. Togliamo la pellicola di protezione ASMR. Oddio, sì. Perché poi, vabbè, con l'audio della G7X non si sentirà nulla. Poi, apriamo qua e le bacchettine sono a parte? Come si attaccano? No, non ho ben capito. Ah, si avvitano. Allora, questa cosa sapete che non è una cattiva idea. Anzi, un applausino a DJI piccolino, perché mi sa che hanno avuto una gran bella idea. Dato che i due joystickini, questi qua, sono sempre un po' in mezzo alle balle quando tu hai il controller in una borsa, in tasca, ok? E soprattutto, se tu li metti dentro in maniera un po' strana, può essere che rimangano piegati e si potrebbero danneggiare. Non so se avete presente il Nintendo 64, quando tu lo accendevi che avevi il joystick un pochino inclinato e nel gioco era sempre inclinato, quindi magari il personaggio ti si muoveva. Ecco, io ho paura che succeda qualcosa di simile col drone, nel senso, se tu magari lo metti dentro in una borsa, in una custodia, e i joystick rimangono piegati, magari si danneggia qualcosa e il drone, quando lo fai salire in aria, risulta il joystick piegato e si fa schiantare, capito? Cioè, sono cose che io ho sempre un po' il timore. Allora, questa presetta qua cos'è? Ah, è quella dell'iPhone. Ah, bella, è già inserita. Spero tanto che il cavetto funzioni, così non devo usare un altro cavo. Quindi questo radiocomando, comunque sì, ho sempre paura che succedano quelle cose lì. E poi quando si tratta di droni, sono cose tecnologiche molto fighe ma molto delicate. Ho doppiamente paura, perché se il drone ha un malfunzionamento potrebbe andare addosso a una persona e far male a qualcuno. Quindi mi raccomando, ragazzi, quando volate, e soprattutto non è necessario che tutti abbiano un drone che debbano volare, perché mi scrive gente del tipo, adesso inizio a fare video su YouTube e volevo sapere che drone devo prendere. Non devi prendere un drone per forza per fare video su YouTube. Sono dei bei giocattoli. Io li uso solo per lavorare. Al massimo userei lo Spark per divertimento, perché è troppo divertente farlo schizzare di qua e di là. E spero anche questo Mavic sia così bello da far volare. Comunque la custodia è veramente troppo troppo bella. Dentro qua c'è un cartellino. Devo dire che mi piace tantissimo come DJI impacchetta le cose, il pack. Cioè, si vede che pur essendo un prodotto cinese, nulla contro i cinesi, però di solito le cose che mi arrivano dalla Cina non sono eccezionali. Le robe di DJI mi piacciono veramente tanto. Ragazzi, è arrivato il momento di andare a vedere il drone, che è dentro questo bellissimo astuccino. Io adesso vi faccio vedere, già che ci sono. Dove ho messo il mio Mavic Pro? Aspettate un attimo, fa un po' schifo questa inquadratura. Torniamo di qua. Allora, io adesso in Sudafrica sono andato in giro con questa borsa. Guardate quanto è grande in confronto alla mia, cioè quanto è grossa questa borsa qua. Questa borsetta contiene il Mavic. Non è una custodia del Mavic, è un borsello che va bene anche per le macchine fotografiche. E io l'ho utilizzato per trasportare il mio drone in maniera non del tutto appropriata. Questo è il Mavic, a livello di grandezza è così. E questo qua è il Mavic Air. Guardate le dimensioni, questa qua è solo la custodia. Adesso l'apriamo e facciamo il confronto a livello di dimensioni e di peso. Già di base vi posso dire che è più pesante il Mavic rispetto a questo. Andiamo ad aprire. Secondo voi di che colore è? Secondo me è bianco. Bellissimo, bellissimo. Madonna quanto è bello. Ragazzi, è bellissimo. È veramente strabello. Però non mi serve che sia bello, mi serve che voli bene e che abbia una buona telecamera. Quindi, come si fa qua? Ok, zampetta numero 1, zampetta numero 2. E poi abbiamo la 3 e la 4. Quindi questo è il mio nuovo drone. Sono molto felice. Adesso tolgo le pellicoline. Scusatemi, ma devo farlo. È molto leggero, questa cosa mi piace tanto. E dovrebbe esserci la terza batteria qua dentro. Non so da che parte si inserisce. Ah, ok, le batterie si mettono sotto. Quindi hai le batterie all'interno della confezione, sono 3. Il caricatore multiplo, il radiocomando preciso. Questa cosa qua dovrebbe coprire la telecamera, penso. Eh sì, no. Bellissimo. Raga, guardate che bello. Guardate che bello. È veramente stupendo. Cioè, mi piace tanto. E anche il fatto che sia bianco non mi disturba. Anzi, ci attacco sopra un bel adesivo Human Safari. A proposito di adesivi, vedete qua? Questo qua è un pacco che mi ha mandato DJI per farmi gli auguri di buon anno. E dentro ci sono un po' di adesivi che dopo andrò ad attaccare sul mio computer, perché sono molto carini. Volevo fare l'unboxing anche di quello, però poi ho detto, cosa gliene frega la gente l'unboxing
dei miei regali di buon anno da parte di DJI. Piuttosto questo video qua, insomma, per gli appassionati di drone o quelli interessati sarà sicuramente interessante, dato che non so quanta gente stia già usando il Mavic Air in Italia. Sono contento che DJI mi dia l'opportunità di essere sempre uno tra i primi a provare le cose. E non ho visto neanche Galeazzi che ha fatto il video, poi magari l'ha fatto e me lo sono perso. Comunque ragazzi, io adesso metterei tutto a caricare e andrei a provare in un video successivo, che magari vi metto già domani, non lo so. Probabilmente questi video li metterò come secondo video giornaliero, proprio perché, madonna, sto registrando troppo tempo. Allora, drone 4K, leggero, pieghevole, portatile, con la sua bella custodietta, sono veramente felice. Le ali, cioè le eliche, però noto che non si richiudono come quelle del Mavic. Ok, non necessariamente questa cosa sarà un problema. Bellissima anche il copriobiettivo, molto più, come si può dire, solido rispetto a quello del Mavic, che infatti, come potete vedere, ho perso la sfera, la cosa che c'era attorno, non so che fine ha fatto. Il gancetto che dovevo mettere dentro, non so che fine ha fatto, probabilmente l'ho perso. E davvero top questo drone, sono molto felice. Adesso capisco per bene come si chiude. Ok, credo così, ho fatto un rumore strano. Mettiamo a caricare la batteria, sono tutte completamente scariche, quindi adesso attacco il caricatore multiplo. Sono anche curioso di sapere se il caricatore le carica tutte insieme una per volta, perché il caricatore dello Spark le carica tutte assieme, il caricatore del Mavic le carica una per volta, e questo può fare la differenza in certe situazioni, non so quali, però in qualche situazione assolutamente sì. Senza la batteria è praticamente inesistente il peso. Di base mi sembra un gran bel dronino, devo capire com'è a livello di immagine, se mi soddisfa oppure no. Il fatto che faccia 4K non vuol dire che la telecamera sia buona, infatti, cioè boh, già di base non è una telecamera con ottica grandangolare. Mi si è interrotta la registrazione. Comunque, mi piacerebbe che DJI facesse dei droni con il grandangolo, perché a me piace il grandangolo, ti permette di riprendere più cose senza andare troppo in alto. Non dico necessariamente un fisheye come quello della GoPro, però beh dai, è già un bel passo avanti il fatto che qui ci sia una stabilizzazione più simile a quella del Mavic, piuttosto che a quella dello Spark, che è una delle cose che mi sono piaciute poco di quel drone. Quindi adesso metto tutto a caricare e noi ci vediamo al prossimo video.